alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Messicania Film Festival. Ringrazio voi per l'interesse che avete avuto e che avete per Mister Bianco. Faccio una piccola premessa e mi riscuso della stessa data sul carnevale, ma non è una volontà dettata da una necessità nostra. Purtroppo quello è stato bloccato con finanziamento regionale, quindi è capitata parallelamente alla stessa data, ma non c'è la volontà di sottodimensionare né l'uno né l'altro evento. Lo dico perché ho apprezzamento per voi, so quanto lavoro c'è dietro. Al Messicania Film Festival in seconda edizione ci saranno tante sorprese, quindi direi a tutti di non mancare. Ci vediamo il giorno 21 settembre, sabato, alle 20. E le sorprese, appunto, come dicevo, sono tante, tantissimi ospiti, qualità ottima dei cortometraggi, e quindi non voglio spoilerare più di tanto e ci vediamo sabato. La seconda edizione parte da qui e dice ci stiamo impegnando, è stato difficile, ma così appuntulata, ragazzi. Allora, la seconda edizione del Messicania Film Festival quest'anno abbiamo arricchito un progetto che è nato l'anno scorso dal niente insieme al mio collega Marco Ferrara, e ha riscosso notevole successo soprattutto grazie ai cortometraggi internazionali che hanno aderito al festival. Insomma, abbiamo un po' di contenuti interessanti, ospiti importanti. È una kermesse che vuole esaltare il cinema amatoriale, i non professionisti, e dare comunque una vetrina, un palcoscenico a questi registi, attori e produttori, insomma, che a livello amatoriale riescono comunque a produrre dei contenuti molto interessanti. L'attenzione per entrambe le manifestazioni. E sentiamo una città, quindi Nicola, da città abbiamo contemporaneamente più cose, addirittura poi incoraggiamo, perché la domenica mattina c'è anche lo Sport City Day in piazza, quindi proprio per non farci mancare nulla e fare attività di brio, di qualità, ma di sana aggregazione e anche di grande opportunità. E su questo poi al prossimo 21 di settembre all'interno del Teatro Nelson Mandela di Mister Bianco noi abbiamo il piacere oggi di raccontare con questo progetto che è stato realizzato con grande impegno da Marco Ferrara, qualche volta poi da Angelo Pappalardo.